Pace e bene a tutti. Ecco, ringraziamo proprio Gesù della sua presenza e vogliamo consacrare questa trasmissione al cuore immacolato di Maria, perché veramente il fuoco del suo cuore scenda veramente a benedire le menti, i corpi, tutte le persone che possono ascoltare e possa rispondere proprio a quei bisogni di quelle persone che stasera si sentono particolarmente afflitte e quasi nella disperazione. La preghiamo insieme proprio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci, con le tue ali proteggici, con la tua spada difendici. Lo chiediamo proprio che lo Spirito Santo scenda proprio con tutta la sua potenza e la sua tenerezza. Allora, cari figli e figlie di Dio, che magari siete in ascolto, e questa sera il Signore desidera che parlo in particolare di una cosa, e cioè della sua compassione. Oggi, perdono di Assisi, questo miracolo strepitoso che San Francesco ha ottenuto proprio da Dio, e si celebra portando una benedizione enorme a tutta l'umanità proprio. Allora andiamo subito proprio nel cuore di Gesù per contemplare la sua compassione e soprattutto per amarla e sperimentarla. Allora partiamo proprio dal Vangelo di oggi, il Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, versetti 13 e 21. Il Vangelo dice proprio, in quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si trovò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Ecco, voglio proprio fermarmi qui, perché questo brano lo contempleremo, se Dio vuole, tutto, ma dobbiamo contemplare in questo brano soprattutto il cuore di Gesù. Qua dice che c'erano delle folle che lo seguivano a piedi proprio, e veramente desideravano seguirlo, perché non si dice che usassero, che ne so, gli asini o qualunque altra cosa, proprio a piedi addirittura, e Gesù era uno che camminava molto e non è che camminava poco, e quando vide questa grande folla Gesù sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Ecco, voglio proprio nello Spirito Santo parlare di che cos'è la compassione di Gesù, del cuore di Gesù. La compassione, come vediamo qui, è la misericordia di Gesù che si preoccupa di liberare le persone che incontra dalla loro miseria. Quindi ecco, la compassione è proprio quel modo del cuore di Gesù, dell'amore di Gesù, che lo spinge a liberare le persone dai loro dolori e dalle loro sofferenze. Infatti qua si dice, voglio proprio far notare questa cosa, vedete, dice Gesù sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Vedete, non dice che Gesù fece soltanto, che ne so, una predica, un discorso profondo, ma la compassione di Gesù tocca le miserie delle persone e le tocca per guarirle.
Cioè, immaginatevi cosa significa questa cosa. Cioè, Gesù guarì tutti i loro malati. Adesso tu stai ascoltando, per esempio, magari per radio, che ne so, c'è una persona in carrozzella. Quando tu dici a Gesù, abbi compassione di me, Dio quando ha compassione non prova soltanto un sentimento di carità, ma è una carità efficace che libera le persone veramente dal male. Altrimenti diventa soltanto, si rischia che sia soltanto teoria. Allora, questo è molto importante. La prima caratteristica della compassione di Cristo è che è una compassione concreta che libera le persone dai mali concreti che hanno. Infatti qua si dice guarì i loro malati, quindi ha liberato le persone dalla malattia. E qua c'è un'altra cosa molto importante. Allora, adesso siamo partiti dal Vangelo di Matteo capitolo 14, però adesso potremmo farci questa domanda: ma per Gesù che cos'è la malattia? Come la vede Dio la malattia? Allora, per rispondere a questa cosa non voglio dire parole mie, ma voglio leggere proprio quello che dice il Signore Gesù. E allora prendo il capitolo di Luca, in particolare eccolo, Luca 14, capitolo 14. Sentite che cosa è la malattia per Gesù, si dice. Un sabato, ripeto, capitolo 14 di Luca. Un sabato si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: è lecito o no guarire di sabato? Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro, sentite questa frase, chi di voi se un figlio o un bue gli cade nel pozzo non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato? E non potevano rispondere nulla a queste parole. Ecco, avete sentito, no? Gesù paragona la malattia a un cadere nel pozzo, a un cadere nel pozzo. E io sfido chiunque a dire che non è così. Quando hai una malattia seria, una malattia grave, per quanto la grazia, poi ti dà la grazia di superare tutto, è quello che sappiamo tutti quanti, quelli che crediamo magari in Gesù, ma per Dio una malattia significa, come dice qui, dice se un figlio o un bue cade nel pozzo, quindi paragona la malattia a cadere dentro un pozzo. Questo è molto importante. Quando noi siamo nella sofferenza, quando noi siamo in una malattia, per Dio è come se noi siamo caduti dentro un pozzo. E la frase dopo, sentite che cosa dice Dio, che cosa dice appunto Gesù. Chi di voi, se un figlio o un asino gli cade nella fossa, non lo tirerà subito fuori? Vi faccio notare questa parola, che è letterale, subito. Non dice Gesù, vabbè, è caduto nella buca, basta che non si è fatto tanto male, e basta che magari non si arrabbia, e basta che mantiene la pazienza, e basta che l'affronta bene. No, 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 no.
Gesù dice che la malattia è come cadere in una fossa e che la carità di Dio vuole che quella persona si tiri subito fuori da quel pozzo, da quella malattia. Tant'è vero che questo malato di idrovisia Gesù lo guarisce subito, da proprio l'esempio concreto di quello che intendeva. Ecco, questo è molto importante. E perché sto dicendo questo? Perché è molto importante credere che Dio ci voglia felici. È per questo che la sua misericordia è pronta a operare per i suoi figli la salvezza dal peccato, la salvezza dall'inferno, ma la salvezza anche dalle malattie e dalle sofferenze. Noi potremmo dire, va bene, ma l'importante è salvare l'anima, no? Poi addio del corpo, diciamo, dei beni, ma che al fine non diciamo che gliene importa, però insomma, l'importante è andiamo al sodo e salvare l'anima. Però vi faccio notare una cosa, torniamo al Vangelo di Matteo capitolo 14. Allora, qua si dice che Gesù è sceso dalla barca, vede una grande folla, sente compassione e guarisce i loro malati. Allora, come dicevo anche ieri in una predica, vi faccio notare che c'erano 5.000 persone, 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, se mi ricordo bene. Beh, tutti i malati che erano presenti, Dio l'ha guariti. Allora, se voi adesso andaste, che ne so, in un ospedale e ci sono 1.500 malati, se Gesù mi dicesse, guardate, dicesse a tutti i familiari radunati, io li guarisco tutti adesso. Voi dopo un miracolo strepitoso del genere direste, beh, ma questo basta, no? O a guarire tutti i malati, ma non esageriamo, non chiediamo troppo a Dio, accontentiamoci. Dai, no? Eppure guardate che Dio non la pensa così. Continuiamo a leggere. Dopo che gli ha guarito tutti i malati, Gesù, si dice, sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero, il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Vedete? Cioè, questa folla era veramente grande, migliaia e migliaia di persone. Cioè, Dio gli ha guarito tutti i malati. Adesso però c'era un altro problema che avevano queste persone, un'altra miseria, avevano fame, perché erano giorni che a piedi, come dice la scrittura, camminavano dietro a Gesù. E vedete che Dio, vedete come ragiona Dio? Dio non dice, vabbè, dai, però scusate, ho guarito tutti i malati, mo ci avete questa gioia, pregatela attorno a casa, poi ne fate un panino, in qualche modo vi arrangiate, ma dopo che ho guarito un malato magari da un tumore, mo state a pensare al pranzo, alla cena. E dai, su, accontentiamoci, no, ma che sarebbe? Ho fatto dei miracoli, quanti poi, perché i malati erano tanti là, quanti me ne ho fatti? Accontentatevi di questo, no? Allora, se ci fate caso, questa cosa non la dice Gesù, la dicono i discepoli. Sono i discepoli che dicono, congedali Gesù, perché tornino a casa e si comprino da mangiare, vedete? Ma Gesù non dice, sì, sì, cari discepoli miei, cioè avete ragione, noi abbiamo fatto questi miracoli strepitosi, ora li mandiamo a casa, cosa arrangiano per mangiare, no? Ma sentite che cosa dice Gesù. Ma Gesù disse loro, non occorre che vadano, non occorre che vadano a casa, voi stessi date loro da mangiare. Cioè, non so se lo ripeto, non occorre che vadano a casa, voi stessi date loro da mangiare. E i discepoli gli dicono, ma qui non abbiamo altro che 5 panni e 2 pesci. Ed egli disse, portateli qui. Vedete? Come ragiona Dio? Dio prova compassione. La compassione di Dio è concreta. Guarisce tutti i malati. Poi
queste persone si trovavano in un'altra difficoltà, avevano fame. E Dio si preoccupa anche di sollevarli dalla miseria della fame. Che cosa ci rivela qua lo Spirito Santo? Noi dobbiamo credere che Dio vuole felici noi e vuole felici anche le altre persone. E qua i discepoli avevano soltanto 5 pani e 2 pesci, ma tutto quello che avevano ce l'hanno messo e l'hanno dato a Gesù. Poi è lui che ha benedetto e moltiplicato. Allora, per esempio, tu mi stai ascoltando adesso. Dio ti ha messo in questi giorni davanti alla miseria di qualche persona. È una miseria così grande come questa miseria qui della folla di cui che leggevo qui nel Vangelo, che a te forse ti è venuto a dire come discepoli: ma io ho soltanto 5 pani e 2 pesci, che cosa posso fare? Allora ricordati, Dio chiede sempre di fare quello che puoi. Impossibile lo farà lui. E vi porto un esempio. Un esempio di un santo che così ci fa vedere il Vangelo all'opera proprio. Il santo Guttolengo, il santo di Brino, a un certo punto aveva preso una casa per ospitare queste persone in miseria, in difficoltà. A un certo punto questa casa si è riempita e la gente che chiedeva era sempre di più. Sapete lì come ha ragionato? Sentite che meraviglia. Gli altri gli dicevano di lasciare stare, di prendere solo quelli là che già aveva preso e gli altri in qualche modo. Invece il Controlingo disse: adesso li prenderemo tutti, così costringeremo Dio ad aiutarci. Che meraviglia, signore! Queste sono meraviglie dello Spirito Santo proprio. Perché? Perché il Cottolengo conosceva il cuore di Gesù. Ma se Gesù ha detto che pensa anche a quello del nostro capo, immaginatevi se poi non pensa a dare da mangiare ai figli o a guarirli dalle malattie o tutto il resto. Dato che il Cottolengo conosceva Gesù, sapeva che Gesù non si scoccia quando gli si chiedono le cose, ma anzi è felice di darle. Allora uno potrebbe dire: ma che sta a dire, Roberto? Ma boh, mi viene in mente quella situazione, ma non è. Cioè, sentite. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, vedete, Gesù non gli ha detto alla folla: andatevene a casa, mi ha detto: sedetevi sull'erba, cioè aspettate, perché io non vi deludo. Prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Adesso vi leggo il finale di questo brano che vi fa capire come è fatto Dio. Dice: tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Avete sentito? Il cuore di Dio, i suoi figli, li vuole saziare, non li vuole solo sfamare. È molto importante nella malattia avere pazienza, è molto importante offrire, ma noi dobbiamo sapere che quello che glorifica Dio non è la sofferenza, è l'amore. Santa Teresina un giorno, nei suoi scritti, prima scriveva: io chiedo a Dio e appunto la sofferenza, perché la sofferenza rende l'amore puro,
glorifica Dio e tutte queste cose bellissime e meravigliose e vere. Poi mano a mano cresceva nello spirito, a un certo punto ha detto: non chiedo più la sofferenza, ma chiedo che si compia la volontà di Dio. Non bisogna essere attaccati né alla sofferenza né alla guarigione, ma alla volontà di Dio. E dobbiamo sapere che Dio è fatto così, perché ce lo dice la scrittura, ce lo dicono i santi. Dio è felice di donare. Siamo noi esseri umani che mettiamo limiti allo Spirito Santo e a quanto vuole guarire. Ma Dio la pensa così, quando è sua volontà guarire. L'avete visto in questi tre passaggi della scrittura? Dio ha avuto compassione, ha guarito tutti i malati, ha affamato le folle quando i suoi discepoli dicevano invece: come faremo a mandarle a casa, così si arrangiano, ci pensano da soli. E infine lo Spirito Santo attraverso la scrittura ci dice che Dio non soltanto l'ha saziati, ma sono avanzate 12 ceste. Questa è la compassione di Dio. Però insieme a questa compassione che vuole saziare i suoi figli, oggi il Signore ci ha rivelato un'altra cosa importante. Gesù dice: se un figlio cade nella fossa, non lo tirerete subito fuori? La compassione di Dio non è soltanto misericordiosa, ma è anche veloce nell'agire. E questo ce lo dimostra la Madonna quando ha saputo che Elisabetta era incinta. Si dice che Maria in fretta andò da Elisabetta. Questa è la fretta della carità. Nel cuore di Maria c'era la stessa carità di Dio, e come la carità di Dio subito tira fuori dalla fossa, così in fretta andava a soccorrere Elisabetta. Da oggi io vi supplico, chiunque potete ascoltare, credete che Dio è così buono che vuole non aiutare, ma saziare il suo amore, e vuole anche che si intervenga subito. Perché dico questo? Perché se io credo che Dio mi vuole felice, credo che Dio mi voglia felice a me subito, e quindi ci credo e lo amo, ma nello stesso tempo credo che se mi vuole felice subito a me, vuole felice subito pure gli altri. Quindi io, quando incontrerò le persone sofferenti, crederò che per quello che mi posso, secondo le mie possibilità, ma quello che posso lo farò subito. E Dio moltiplicherà e benedirà, e alla fine quelle persone saranno saziate anche loro della felicità di Dio. Ma se io credo che Dio è un po' tirchio, che già è tanto se mi ha guarito un malato, non esageriamo nel chiedere, perché sennò potrebbe sembrare quasi una presunzione, allora che cosa? La stessa misura che io credo che Dio usa con me, io la userò con gli altri, e questo è il problema vero. Se io credo che Dio è meraviglioso, buono e mi aiuta subito, io sarò pronto con la stessa misura ad aiutare gli altri. Ma se io credo che Dio è un po' tirchio, anch'io comincerò a diventare tirchio con gli altri e farò il minimo indispensabile, come facevano i farisei, il minimo indispensabile, magari per non far peccato mortale. Ma Dio non la pensa così. È importante fare il minimo indispensabile, già quella è una cosa bella. Ma Dio, come vedete, ha guarito i malati, ha sfamato le folle, ha saziato e ne ha avanzato. Ecco, questa è la compassione di Dio. La sua caratteristica è non soltanto l'abbondanza, ma subito lo tira fuori dalla fossa.
e vi ho detto che per forza si intende, in questo caso era l'idropisia, una malattia, ma per forza si può intendere qualunque dolore in cui cade dentro l'uomo. Perché dico cade dentro? Perché se voi prendete Adamo ed Eva non avevano le sofferenze, neanche morivano, per grazia di Dio. E quando hanno fatto il peccato originale, sono caduti dentro la fossa. Infatti ci dice la morte è entrata nel mondo per invidia del demonio. Ma per Dio la malattia e la morte rimangono sempre in una fossa. Tant'è vero che anche figuratamente, quando una persona muore, si mette nella fossa. Come la morte è simbolizzata da una fossa, così la malattia è un cadere nella fossa. Questo è molto importante, ma Dio i morti li risuscita, la tomba la fa riaprire Gesù. Io vi risusciterò da voi, Gesù dice proprio, Dio dice nell'Antico Testamento, ecco io apro i vostri sepolcri, vi risuscito, perché voi riconosciate che io sono il Signore. Dio i sepolcri li apre, non li chiude. Anche le persone che sono morte risorgeranno, perché Dio è Dio della vita, dice la Scrittura, non dei morti. Quelle sono persone che sono in attesa della risurrezione, ma la loro anima è ancora viva, risorgerà anche il corpo. Non stiamo parlando di morti, stiamo parlando di persone vive che il tuo corpo aspettano la risurrezione. Ecco, questo è molto importante. Sapete perché vi sto predicando queste cose? Perché prima di tutto le voglio predicare a me. Perché io vi ho detto tutte queste cose, ma bisogna che veramente uno faccia un atto di fede nella Santa Scrittura, nella parola di Dio, per imparare veramente come è fatto Dio. Perché altrimenti tante volte mi accorgo che nelle cose magari misuro e non sono disposto come Gesù, magari a dare in abbondanza. Allora ecco, questa sera, dato che la carità di Dio è concreta, io come diceva anche oggi il Santo Padre oggi ha detto una cosa molto importante, ha detto che in questo periodo di Covid ci saranno molte difficoltà, anche sofferenze legate al lavoro, e lui dice quando incontrate una miseria un povero non vi girare dall'altra parte. Dio non ti chiede di fare tutto a te ti chiede soltanto di fare quello che puoi, però quello che puoi farlo, perché Gesù è talmente grande che poi benedisce e moltiplica. Io stasera invito, non so quante persone potranno ascoltare, ma tutte quelle che ci potrebbero essere, invito voi e invito me, come possiamo, secondo la vocazione che possiamo avere, da oggi ricordiamoci sempre quella frase che dice beato chi ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera, sul letto del dolore lo rialzerà. Beato chi ha cura del debole. Allora io invito tutte le persone che ascoltano, secondo le loro possibilità, ma apriamo il cuore veramente alle persone in sofferenza. L'altra volta io vi ho parlato in particolare delle persone colpite da mali malefici che soffrono, quelle che Donato Boretti chiamava le persone afflitte dal nemico. Ma questo vale per tutte poi le miserie. Allora ecco, stasera il Signore ha voluto proprio che contemplassimo la sua misericordia, la sua compassione, ma vuole prima di tutto che la contempli per te che stai ascoltando. Da oggi lo Spirito Santo ti supplica, tra virgolette, comincia a credere che Dio ti vuole felice. Comincia a credere che vuole guarire le tue miserie, comincia a credere che se sei caduto in una fossa perché magari sei malato o potresti avere una sofferenza diabolica o qualunque cosa potrebbe esistere,
è volontà di Dio aiutarti subito. E noi che crediamo in Cristo e siamo Chiesa, questo lo dobbiamo veramente cercare di mettere in pratica il più possibile. Puoi dare soltanto una parola a quella persona, però dagliela. Sai tutto quello che puoi fare, però dagliela. Puoi invece dargli, che ne so, la preghiera, dagliela. Ti accorgi che tu hai un bene concreto, anche soldi o addirittura altre cose, che tu ce l'hai e la potresti aiutare. Fai quello che puoi. Perché chi è cristiano, chi è chiesa, deve dire, io ho scoperto che Gesù questo lo farebbe per me, se mi trovassi nella stessa situazione. E allora per amor di Gesù io voglio fare tutto quello che posso perché questa miseria di questa persona sia risollevata. Ecco, come ho detto l'altra volta, perché chi entra nella Chiesa è chiamato a risorgere, non solo dalla morte, ma anche dalle miserie. Nella Chiesa si vive da risorti e quindi si vuole far risorgere anche gli altri. Guardate, come dice oggi San Francesco, Signore, fa che io non pensi tanto ad essere compreso ma a comprendere, non pensi tanto ad essere consolato ma a consolare, perché è dando che si riceve ed è morendo che si ha la vita eterna. Questa è la cosa che lascio stasera, è dando che si riceve. Dai quello che puoi e Dio quello che lui può lo darà a te, e tu sai che Dio può tutto e tu, quindi tutto quello che può te lo darà. Dai quello che puoi tu, 5 pani e 2 pesci, e Dio ti darà quello che può lui, cioè tutto, perché lui ha potenza infinita. Allora ecco, questo è molto importante e a questa cosa prima di tutto bisogna crederci, perché la dice il Vangelo. Il segno che ci si crede è che si comincia ad agire, proprio guidati da questa compassione di Cristo. Chiunque si è messo in moto seguendo la compassione di Cristo non è rimasto mai deluso. Vi ho fatto l'esempio del Cottolengo, ma si potrebbero fare 45 milioni di esempi. Allora ecco, ringraziamo proprio il Signore, e adesso quello che dovevo predicare l'ho predicato, adesso lasciamo, credo, spazio alle telefonate, così che quello che manca ce lo mette lo Spirito Santo attraverso le vostre domande. Abbiamo con noi un nostro ascoltatore che ci chiama dalla provincia di Bergamo. Eccoci, pace bene. Mi riferisco, padre Roberto, sono un bergamasco, preferisco non dire il nome. Adesso una domanda un po' delicata. Lei ha detto di dare e che poi avremo. Ora io, in casi che sono abbastanza, diciamo, importanti e complicati, ho sempre dato tanti soldi in varie volte e aiutati in tutti i modi. Ecco, però mi è successo che alcuni se ne sono approfittati, ecco, ma diciamo un po' spesso messo in difficoltà. Ecco, e volevo dire questo, quando uno insiste, quando uno si vede che fa il furbo, quando uno non restituisce, come dobbiamo comportarci? Continuare ancora? E poi non so, far finta di niente, cosa mi consiglia? Grazie. Allora padre, sì, ti rispondo, ci mancherebbe. Eccoci, allora guarda, purtroppo uno dei dolori di quando si fa la carità può essere questo che appunto che tu dicevi, no? E cioè che a volte ci sono persone che si potrebbero approfittare. Per questo motivo
nell'enciclica sulla carità di Sua Santità Benedetto XVI, lui dice che sarebbe meglio aiutare le persone attraverso delle, diciamo, delle organizzazioni, cioè delle, attraverso una carità organizzata, cioè ordinata. Quindi per questo io dico che è sempre bene aiutare le persone come chiesa, anche singolarmente, è una cosa molto importante, no? Però lui consiglia a volte di mandare anche queste persone in luoghi che sono praticamente diciamo specializzati per questo tipo di carità, no? Quindi per essere concreto, non ti pentire di aver aiutato per amore di Dio le persone, perché tanto il Signore ti darà 100 volte tanto in benedizioni di tutti i tipi, anche sui figli, sui nipoti, su qualunque cosa tu potresti avere, no? Però quando vedi che una persona non restituisce, cioè ti accorgi che non è per motivi di bisogno, ma magari perché purtroppo si approfitta, e in questo caso puoi fare come dice Gesù, puoi fare singolarmente, senza mortificarlo, una correzione fraterna. E poi, se puoi fatti aiutare appunto dalla Chiesa più organizzata in questo tipo di carità, perché quando le persone già vedono che c'è un ordine dietro la cosa, un'organizzazione, un'associazione, spesso è più facile anche frenare chi si vuole approfittare. Quindi tu non ti preoccupare, tu quello che hai fatto bene, e non bisogna mai pentirti di aver fatto la carità. Però puoi usare quella prudenza giusta per cercare appunto di non farti derubare le cose, e nello stesso tempo puoi informarti che ci sono anche delle associazioni a cui puoi mandare queste persone e che le possono aiutare, oltre che le aiuti anche tu. In questo modo di solito lo Spirito Santo mette ordine nella situazione, e se c'è qualche inganno ti aiuta a scoprirlo. A me a volte è capitato così, perché il demonio a volte, quando vede che la persona aiuta in maniera diciamo personale, cerca a volte di causare dei dolori alla persona per farla pentire quasi di fare la carità. Invece quando si aiuta personalmente, ma nello stesso tempo ci si apre anche all'aiuto della Chiesa, spesso gli inganni poi vengono scoperti, no? E quindi si aiuta veramente la persona, ma nello stesso tempo non si permette che la persona possa veramente derubarti o approfittarti. E poi ricordati sempre una cosa, io ti consiglio questa cosa semplice: quando si fa la carità, ogni tanto segna una messa alle anime del purgatorio e gli dice: anime del purgatorio, facciamo questo piccolo accordo, fatemi venire le persone che veramente hanno bisogno, e a quelle che non hanno bisogno mettete degli impedimenti tali che non possono venire a chiedermi niente. In questo modo le anime del purgatorio ci aiutano per fare il bene e per non essere praticamente, non ricevere danni o danni gravi. Ecco, ringraziamo proprio Gesù. Vedete come ci sono persone che veramente aiutano, no? Ma tante volte vengono ferite, no? Perché il loro aiuto, allora per tutti noi che siamo in ascolto, preghiamo anche per questo Signore, perché Dio guarisca le sue ferite, e come dice Papa Francesco, non stancatevi mai di essere misericordiosi, perché non è facile non stancarsi. A volte uno rimane deluso, amareggiato, e gli verrebbe voglia di lasciare perdere per non soffrire più. Ma non stanchiamoci mai di essere misericordiosi, perché come dice Gesù, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. E ora abbiamo con noi Enza da Roma. Eccoci, pace bene Enza. Buonasera Don Roberto, io sono Enza. Eccoci. E praticamente sono stata educata dalle suore di Lourdes, e ho avuto dei genitori meravigliosi che mi hanno insegnato ad aiutare sempre le persone bisognose. Solo che dopo il matrimonio mi sono successi di tutte
dei dolori terribili sui figli, delle cose indicibili, e non riesco a portarli al Signore, a farli pregare, perché addirittura ho una figlia sotto psicofarmaci, perché dopo 10 anni di fidanzamento mi ha raccontato delle cose incredibili sulla famiglia del ragazzo, insomma, e adesso si sta aprendo, grazie a Dio, piano piano, però non riesce ancora a pregare e a tranquillizzarsi, ecco, traumatizzata da tutto quello che è successo, anche da piccola sono successe delle cose incredibili. Sono veramente con le spalle al muro, non so come aiutarla. Prego molto, ma non lo so. Ho bisogno di aiuto anch'io. Sì, allora guarda, io purtroppo per un attimo è andata via la linea e ho sentito soltanto una piccola parte, ho sentito fino a quando hai detto che hai avuto problemi con i figli. Sì. E praticamente, quindi adesso capivo che c'era in particolare forse una figlia che sì. ha sofferto molto, ok? Sì. Perché ha avuto problemi fin da piccola. E così sì. ho capito, anche se non ho capito bene. Il male l'ha colpito da piccolo, cioè attraverso persone malvagie, cioè io andavo a lavorare e persone gli facevano del male, e quindi abbiamo denunciato, ma non è successo niente, quindi delusione su delusione, non ci siamo stati aiutati umanamente. Allora, quindi adesso lei, non avendo incontrato il Signore, non riesce mai. Sì, non ti preoccupare. Allora, voi avete fatto bene a denunciare, perché è giusto fare così. E poi adesso ti dico una cosa che vedrai che ti darà a guarire tua figlia. Allora, io una volta ho letto un libro che parlava della preghiera della notte. Allora tu fai così, da oggi prendi questo impegno, magari una volta a settimana, due volte a settimana. Chiedi a Gesù di svegliarti e recita una coroncina alla misericordia perché Gesù guarisca tua figlia nel sonno da tutte le ferite che ha. Guarda, è una preghiera di un'efficacia enorme, perché quando la persona dorme calano le difese, quindi lo Spirito Santo entra nella sua psiche, nel suo inconscio, e guarisce anche quelle ferite che ha ricevuto fin da piccola. L'importante non è quante volte lo fai, ma che sei costante, basta anche una volta a settimana. Però se lo fai costantemente, tu vedrai che nelle settimane, nei mesi, tu vedrai tua figlia cambiare e alla fine conoscerà anche Gesù proprio. Chiedi proprio: Signore Gesù, ti prego perché tu entri nel cuore di mia figlia durante il sonno e guarisci tutte le sue ferite, anche le più profonde. Fai così e vedrai che Gesù non ti deluderà. E adesso, per quanto riguarda poi le tue sofferenze e quelle degli altri figli anche, da oggi io ti ricorderò tutti i giorni nella Santa Messa, e sono sicuro che anche le persone che ascoltano ti ricorderanno, e pregheremo anche che tua figlia, questa figlia che ha subito queste particolari sofferenze, sia guarita nel sonno da queste tremende ferite. Ok, pace e bene, ringraziamo Gesù che fa manifestare questi dolori proprio per guarirli, perché sono cose veramente dolorose e profonde. Ringraziamo proprio il Signore e veramente intercediamo per questa sorella e anche per tutti i suoi figli. Purtroppo, ecco, padre Roberto, abbiamo con noi una suora che chiama da provincia di Messina. Perfetto. Sì. Eccoci, pace e bene. Pace e bene, pronto. Sì, eccoci. Come? Pace e bene, eccoci. Sì, pace e bene, ecco, le voglio esporre il mio problema per ora. Io da recente ho avuto la morte di mio fratello, che era
con l'Alzheimer, insomma era in una situazione, non, prima 4 anni che non sentiva completamente e poi non parlava più, e quindi io sono andato a trovarlo a giugno e mi ha riconosciuto, non mi ha riconosciuto, comunque avevo, ero molto legato, legata a lui, perché era questo solo fratello che avevo, tutti gli altri sono morti. Però poi i figli hanno deciso di portarlo prossimamente in una struttura, per, siccome per l'intorno non hanno cercato le badanti e tutto questo, no? Ora questo mio fratello, manco il tempo che è arrivato in questa struttura, non lo so per quale motivo, un giorno, manco forse 10 giorni, ha avuto la febbre e poi è morto. Ora, io voglio dire, io sono rimasta molto molto scossa da questa morte, perché gli volevo molto bene. E ora, questo mio fratello non era uno che non era contrario alla, diciamo, alla chiesa, cioè, mi tocca, però non frequentava la confessione neppure, insomma, non ci credeva tanto. Poi, essendo sordo completamente da 4 anni, sordo senza sentire niente, e non lo so, e quindi è morto così, senza sacramenti, e io ho pregato sempre per lui, a volte quando io andavo e dicevo, gli scrivevo, vado a messa, tu vieni con me, ma mi diceva, ma io non sento niente, mi faceva capire, no? Però ora era in una situazione molto molto precaria, e poi ha sofferto tanto nella sua vita, sì, a causa di tanti problemi che, della famiglia, sì, quindi ha avuto, diciamo, una via dolorosa veramente. E sì, questo, ora quello che io sono molto addolorata ancora, pianto, abbiamo fatto i funerali, sono venuti i figli da lontano, però questo problema che lui non frequentava i sacramenti, non lo so, mi fa un po', anche se io penso che con la sofferenza che ha avuto in questa terra, il Signore l'abbia accolto, non lo so, padre Roberto, mi dia una risposta. Sì, ti rispondo chiara, non ti preoccupare. Allora, guarda, ricordami una cosa. La sofferenza, se Dio la permette, non è mai inutile, perché Gesù non fa cose. Quindi sicuramente attraverso la sofferenza lui è entrato in mistero pasquale, il concilio, che Dio entra in contatto con tutti nei modi che solo lui sa, e li fa entrare in contatto con il mistero pasquale per salvarli. E Don Dolindo Ruoto lo diceva, se una persona soffre vuol dire che la sua anima è ancora viva, no? Allora non ti preoccupare, ti ha permesso questa sofferenza, questa espiazione, e soprattutto a questa sofferenza ha unito le tue preghiere, lo ha fatto sicuro, che non per rendere tutto inutile, ma sicuramente per salvare tuo fratello. Io credo che tu abbia bisogno di una cosa, perché purtroppo bisogna dire che esseri umani, a volte anche consacrati tutto, ma sempre esseri umani siamo, e abbiamo bisogno dell'amore di Dio. Il dolore è trito, perché il dolore, come hai detto bene tu, scuote a volte, soprattutto quando vedi un caro soffrire. Allora vedremo, perché non soltanto tuo fratello possa stare nella luce e nella grazia del paradiso, ma preghiamo anche perché Dio guarisca le ferite che tu hai nel cuore per questa situazione, e vedrai che sentirai la pace proprio che Dio ti dà, no? Come Dio, io credo, ha avuto misericordia del tuo fratello, perché ha fatto pregare anche te, e chissà quante persone pure avranno pregato, e così adesso guarirà anche le tue ferite, perché come hai sentito nel Vangelo, Dio non fa mai le cose a metà, ma le fa per saziare. Quindi stai tranquilla, abbi fiducia nella misericordia di Dio per tuo fratello,
e abbi fiducia perché guarirà non soltanto, guarirà anche le ferite del tuo cuore. E da oggi ti prometto che insieme anche alle persone che ascoltano proprio pregheremo per lui, ma pregheremo anche per te, perché sei rimasta, il dolore può scuotere e può veramente ferire, per quanta fede uno può avere, ma la fede ti aiuta a superare tutto, ma non significa che non ti toglie l'umanità. E quindi tu sei rimasta profondamente ferita, anche perché l'Alzheimer è una malattia veramente brutta, veramente povere creature, per questo preghiamo che si trovi anche proprio una via di guarigione a questa malattia, anche a livello proprio umano di medici. Oggi sei serena che preghiamo anche per te, oltre che per tuo fratello. E grazie della telefonata. Abbiamo un paio di messaggi, padre. Uno dice: grazie Don Roberto e pace bene. Ascoltando questa meravigliosa catechesi ne ho fatto tesoro. Oggi pomeriggio si è recata da me una persona che chiedeva un sostegno e una preghiera, e così abbiamo pregato nella mia cappellina della casa. Ho provato tanta gioia perché questa persona è tornata a casa più sollevata da una grande sofferenza, grazie Suor Silvana. E un altro invece che dice: caro Don Roberto, mi piacerebbe conoscere la sua opinione riguardo a quanto le scrivo. Un operaio che aveva il suo lavoro necessario per sopravvivere improvvisamente rimase disoccupato. Poiché era questa cosa capitata d'estate, un'autorità che lo incontrò lo confortò dicendo di riposarsi ora d'estate, perché poi d'inverno sarebbe stata più dura, ma l'importante ora era riposarsi. Lei come avrebbe reagito a questo confortante consiglio? Allora, la prima cosa, ho sentito soltanto questo operaio ha perso il lavoro. Pronto? La domanda. Sì. Non ho capito, scusi. Messaggio, perché non l'ho capito bene. Allora, il secondo messaggio era che chiedeva un suo parere su questo fatto che un operaio che ha perso il suo lavoro è rimasto improvvisamente disoccupato, ma questa cosa era capitata d'estate e un'autorità che lo incontrò lo confortò dicendo di riposarsi ora che è estate, perché poi d'inverno sarebbe stata più dura, ma l'importante ora era riposarsi. Come avrebbe reagito lei di fronte a questo consiglio di questa autorità? Sì. Allora, sono felicissimo che questo ha portato consolazione. Io ringrazio che anche delle suore, già lo fanno magari in molte, ma che poi hanno iniziato proprio a fare preghiere anche di guarigione e di conforto, perché come chiesa vanno aiutate le persone sofferenti, quindi tutte le vocazioni sono chiamate ad aiutare ad evangelizzare. E poi la seconda cosa, io credo che fra un po' di tempo inizierò delle catechesi proprio sul lavoro, perché sì, questa persona gli si dice riposa d'estate perché poi l'inverno appunto sarà duro, queste cose qua, ma come ha detto bene il Papa oggi, non si può vivere senza lavoro, e quindi dobbiamo sia pregare per questo, ma dobbiamo anche agire come cristiani, perché io vi dico una cosa bella: esiste la dottrina sociale della Chiesa che parla proprio del lavoro, che ancora è quasi sconosciuta e quasi per niente applicata. Quelle poche aziende che la stanno applicando stanno avendo dei fatturati e una fioritura meravigliosa. Che cosa dice la dottrina della Chiesa, la dottrina sociale? Dice questo: non parla di imprenditore e operaio, ma parla di fratelli in Cristo, al punto tale che questa fraternità è talmente vera che la Chiesa invita gli imprenditori non soltanto ad essere onesti con gli operai con gli imprenditori, ma a far diventare gli operai addirittura soci dell'azienda, cioè che non soltanto prendono lo stipendio, ma quando la produzione porta dei guadagni si dividano anche con gli operai. Le aziende che hanno fatto questo hanno avuto una fioritura meravigliosa, perché gli operai, i imprenditori sentono quell'azienda come la loro famiglia. Questa è una cosa pazzesca che solo la Chiesa poteva dire. Allora io dico a questa persona,
Mi dispiace che è rimasto disoccupato, preghiamo e spero che questa autorità e chi è possa ridare di proprio il lavoro, perché il riposo l'ha comandato Dio, ma Dio ha comandato anche di lavorare, perché questo è molto importante, non soltanto per vivere e per campare, ma il lavoro, come dice la Chiesa, significa partecipare alla creazione di Dio. Cioè, quando l'uomo lavora, sta creando con Dio un mondo nuovo. Questa è una cosa pazzesca. Per questo la Chiesa, io farò proprio delle catechesi su questo, perché è una delle cose più dolorose, è proprio che nell'ambiente di lavoro siamo tornati a volte a dei livelli dove le persone quasi vivono delle situazioni di schiavitù, dove neanche i diritti fondamentali sono rispettati, e questo è contrario al Vangelo. Quindi pregheremo anche per questo signore che ha perso il lavoro, ma pregheremo anche per tutti quelli che ascoltano e hanno perso il lavoro, e chiedo che si stanno ascoltando degli imprenditori. Abbiate il coraggio, sicuramente ce l'avete, che viene da Gesù, date dei buoni lavori alle persone, ma soprattutto abbiate il coraggio non soltanto di dare stipendi, ma di pensare a quello che la Chiesa dice, far diventare gli operai stessi soci dell'azienda, sia nell'impegno ma sia anche nel guadagno. Questo è veramente anticipo di paradiso. Questa è una delle soluzioni per uscire dalla crisi. Ma è una cosa che funziona. Le imprese che l'hanno fatto anche in Veneto sono state tra le poche che non hanno avuto crisi. Adesso ecco, ringraziamo Gesù di tutto, credo che sia arrivato il momento della preghiera, e vi ringrazio per queste domande e anche per queste notizie, di sapere che nella cappellina questa suora ha pregato con questa persona. Quanto sono felice, perché noi come Chiesa dobbiamo proprio annunciare Cristo risorto. Ecco, adesso allora faremo la preghiera in questi ultimi 10 minuti, faremo la preghiera proprio di guarigione. Allora, chiunque può ascoltare, vi chiedo proprio di unirvi in preghiera con me, per tutte le persone che potranno ascoltare, e perché adesso lo Spirito Santo concretamente abbia compassione, come dice il Vangelo. Padre Santo, nel nome potente di Gesù, per intercessione di Maria Santissima, di San Michele, di tutti i principati celesti, di tutti i cori angelici, di tutti i santi e le santi di Dio in particolare, di tutti i santi medici, di San Giuseppe Moscati, per intercessione di tutti questi santi, chiediamo proprio che lo Spirito Santo scenda in questo momento, e per la parola di Gesù che dice: provò compassione per loro e guarì tutti i loro malati. Noi dichiariamo, Spirito Santo, che crediamo che Gesù ha compassione di noi e voglia guarire tutti i nostri malati. Adesso chiediamo che lo Spirito Santo prenda la guarigione che Gesù ha partorito sulla croce, ha donato sulla croce, ha meritato sulla croce. Chiediamo che lo Spirito Santo prenda la guarigione che è uscita dal costato di Cristo come sangue e acqua, e questa guarigione la prenda e la trasporti nella mente di tutte le persone che stanno ascoltando, nel corpo, nell'anima, nei sensi, nei centri nervosi, la porti nelle relazioni, nei matrimoni, in tutte le miserie che lo Spirito Santo può vedere e può sapere. Adesso, Spirito Santo, ti chiedo di seccare completamente la malattia del diabete. Tu sai, Spirito Santo, che il diabete porta delle conseguenze terrificanti. Adesso, nel nome potente di Gesù, chiediamo allo Spirito Santo che prosciughi il diabete, lo secchi completamente fino alla radice più profonda,
e non soltanto lo secchi completamente in modo che non germogli più, ma tutte le conseguenze del diabete chiediamo che siano irrorate del sangue di Cristo affinché siano guarite tutte le conseguenze del diabete. Dichiariamo la guarigione sul diabete completamente per sempre. Adesso nel nome di Gesù preghiamo per tutti i problemi legati al cuore, preghiamo per tutte quelle persone che hanno problemi col cuore e non ce la fanno a stare in piedi, non ce la fanno a camminare, gli si gonfiano le gambe, non riescono più ad avere il controllo della loro vita, soprattutto le persone che a volte per questo motivo sono state licenziate anche, sono ammalate in casa. Chiedo che adesso lo Spirito Santo irradi con la sua luce il cuore di tutte le persone malate di cuore e chiedo che questi raggi dello Spirito Santo risanino completamente tutte le ferite sul cuore, tutte le malattie di cuore. Chiedo che veramente, come dice la scrittura, Dio doni a queste persone un cuore nuovo, nel nome di Gesù Cristo. Noi riceviamo la guarigione dal diabete, la guarigione dei cuori, la guarigione delle ossa. Nel nome di Gesù noi riceviamo la guarigione da ogni miseria dello spirito, della psiche, del corpo. In questo momento chiediamo che Gesù guarisca anche le persone che hanno problemi al fegato. In questo momento Gesù, ho fiducia di annunciare che il Signore sta toccando il fegato di una persona che ha un tumore al fegato. Ecco, chiedo proprio che adesso questo tumore sia guardato da Gesù e sia sgridato da Gesù e sia cacciato da Gesù e sparisca, brucia all'inferno insieme a Satana. Ecco, adesso continuiamo questa preghiera e intercediamo perché il Signore Gesù guarisca il sistema immunitario di tutte le persone che possono soffrire col sistema immunitario. Adesso chiediamo che lo Spirito Santo entri nel sistema immunitario di tutte le persone che ascoltano. Chiediamo che il sistema immunitario sia lavato nel sangue di Cristo, sia veramente purificato in questo sangue. Chiediamo che il sistema immunitario sia rimesso in perfetto funzionamento. Chiediamo che lo Spirito Santo tocchi tutte le parti malate del sistema immunitario e le sani. Chiediamo adesso che Gesù doni a queste persone il suo sistema immunitario. Gesù, tu hai donato la vita per le persone e non ti fai problema a donare a loro il tuo sistema immunitario forte, sano, invincibile, nel nome potente tuo Gesù. Dona il tuo sistema immunitario, Signore Gesù, a queste persone che ce l'avevano malato. Adesso, Signore Gesù, le persone che stanno ascoltando sono tantissime. Molte dicono, speriamo che dice proprio la malattia che ho io. Allora, Signore Gesù, adesso io raccolgo attraverso gli angeli custodi di queste persone tutte le preghiere con tutte le richieste di guarigione da qualunque malattia degli occhi, dell'udito, dell'olfatto, del gusto, del tatto, della testa, del cervello, del sistema immunitario, di qualunque parte dell'organismo. Raccolgo tutte le preghiere attraverso gli angeli custodi e queste preghiere le metto nel tuo cuore, Gesù, e chiedo che dal tuo cuore esca sangue e acqua e vada in tutte queste persone, vada a innaffiare
graffiare ed orare tutte le loro parti malate affinché attraverso il sangue e l'acqua del tuo costato siano lavati da questi mali, siano purificati, siano guariti, tutte le parti del corpo siano riconsacrate a Cristo dopo aver subito la malattia. Gesù, tu hai detto che quando una persona cade nella fossa, subito deve essere tirata fuori. Adesso noi diciamo allo Spirito Santo, tu che metti sempre in pratica le parole di Gesù, adesso vai da queste persone, tirale fuori dalla loro fossa subito e come ha fatto il buon samaritano, fa che possano trovare persone concrete che le aiutino perché la loro guarigione rimanga salda, forte e possano annunciare che tu nel momento del bisogno hai avuto misericordia di loro. Chiediamo adesso che tutti gli uomini lasciati dalle malattie che se ne sono andate siano riempite e sigillate nello Spirito Santo e nel manto di Maria. Tutte le persone che stanno ascoltando adesso vi chiedo di dire con me l'Ave Maria affinché riconsacriamo ogni cosa al cuore immacolato, perché in questa notte lo Spirito Santo continua ad agire fino a guarigione completa di tutto e guarisca le persone anche che hanno telefonato e soprattutto quella ragazza che veramente possa guarire durante la notte dalle ferite anche dalle ferite da piccola, guarisca anche quella signora che ha chiamato da Messina e tutte le altre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. Alleluia. Pace e bene a tutti.